Ambito dell'esame della proposta di legge 676 Rosato e altri, ratifica dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra parte. L'audizione è adesso per la rappresentante di Federvini, dottoressa Francesca Migliarucci. Grazie. Buongiorno, grazie Presidente e grazie per l'invito all'audizione odierna. Due parole di presentazione e di introduzione di Federvini: chi siamo, cosa rappresentiamo e quali sono i nostri obiettivi. Federvini è la federazione italiana che rappresenta i produttori, gli importatori e gli esportatori di tre settori: vini, acquaviti, liquori ed aceti. Abbiamo un ruolo importante a livello istituzionale, sia nei tavoli nazionali che nei tavoli europei. Federvini è parte di Federalimentare, che è l'associazione che rappresenta l'industria alimentare, e siamo membri di Confindustria. E a livello europeo partecipiamo ai lavori delle associazioni Comité Vin per la parte vino, Spirits Europe per la parte spirits e Culinaria Europe per la parte aceto. Rappresentiamo dei settori che sono emblema del Made in Italy, estremamente vocati all'export e per i quali l'internazionalizzazione è un asset strategico. I tre settori insieme fatturano più di 20 miliardi di euro, di cui 10 sono rappresentati dall'export. Questo per dare una misura di quanto è importante per le nostre imprese accedere a nuovi mercati di destinazione. Fatto 100 il fatturato dell'industria agroalimentare, i nostri settori pesano per il 12% in termini di fatturato e per il 20% in termini di export, un ulteriore elemento di rilevanza per far comprendere l'importanza dell'accesso ai nuovi mercati. Venendo nello specifico al Canada, il Canada è una destinazione importantissima e per i nostri settori stringere accordi di libero scambio significa accedere a un mercato, ma anche muoversi nell'ambito di un quadro di riferimento giuridico certo, equo e trasparente. Mi preme ricordare che i rapporti tra l'Unione Europea e il Canada nella materia del commercio di vini e bevande spiritose è preesistente al CETA, perché già era in vigore un accordo nel 2003 che è stato aggiornato ed integrato nell'accordo CETA che poi è stato appunto ratificato in via provvisoria a settembre 2017. Il Canada ha una specificità per il mercato delle bevande alcoliche, in quanto nelle singole province sono presenti i cosiddetti liquor board, cioè dei monopoli che reggono l'accesso a quella provincia, gli aspetti commerciali, le politiche dei prezzi e l'accesso ai diversi canali. Per dare una misura di quanto il Canada è importante per i nostri settori, è la quarta destinazione per il vino italiano, nel 2022 ha superato i 400 milioni di export, e l'undicesima per gli spiriti, che però prima dell'applicazione dell'accordo di libero scambio erano ancora più indietro nel posizionamento. Un ulteriore elemento di rilevanza, a nostro avviso, è stimare l'andamento dell'export negli ultimi sei anni dall'entrata provvisoria dell'accordo. Nell'arco degli ultimi sette anni l'export del vino italiano è cresciuto di circa del 28% e l'export degli spiriti di circa il 60%. Andando poi a misurare il tasso medio annuale di crescita, il cosiddetto CAGR, abbiamo rilevato che le imprese vinicole hanno raggiunto una variazione positiva pari al 5% e invece le bevande spiritose pari al 10%. Il Canada quindi è sicuramente un mercato nel quale già erano presenti degli accordi, dei rapporti molto consolidati e oggi più che mai diventa strategico. È sotto gli occhi di tutti la situazione geopolitica particolarmente complessa dopo la pandemia, la crisi russo-ucraina, il nuovo conflitto che è scoppiato in Medio Oriente e un generale rallentamento del primo mercato di destinazione di tutti e tre settori che rappresentiamo, gli Stati Uniti, dove rileviamo alcune flessioni nell'anno in corso. Chiaramente il dato globale ancora non è disponibile perché l'Istat rilascerà nelle prossime settimane il dato dell'anno completo. Tanto più il Canada si rivela un mercato di fondamentale importanza, essendo anche un paese, diciamo, like-minded in termini di democrazia liberale.
Quali sono i benefici che le nostre imprese hanno registrato in virtù dell'applicazione provvisoria del CETA? Innanzitutto un trattamento tariffario preferenziale, ovvero una soppressione dei dazi doganali all'ingresso, e questo è possibile attraverso la dichiarazione dell'origine, e il Canada si è adattato anche a riconoscere il sistema REX, l'esportatore registrato, per poter facilitare gli scambi. Ciò si è tradotto anche in termini di una facilitazione delle procedure doganali. Un capitolo importante è altresì quello della tutela delle indicazioni geografiche. Già in virtù dell'accordo del 2003 erano numerose le denominazioni d'origine, indicazioni geografiche dei vini e anche delle bevande spiritose protette. L'accordo CETA ha integrato questa parte e ha addirittura il Canada attivato una procedura di ulteriore allargamento della tutela attraverso una procedura con la loro autorità della proprietà intellettuale, il cosiddetto CIPO. Questa lista, in virtù del CETA, è una lista che può essere integrata ed aggiornata, e grazie anche al CETA è stato istituito un comitato misto per i vini e per le bevande spiritose, che si riunisce regolarmente, e il capitolo delle indicazioni geografiche è parte delle riunioni che vengono intraprese nel corso del tempo. Un altro aspetto sul quale riteniamo importante attirare l'attenzione è il commercio dei vini e delle bevande spiritose, proprio in virtù del fatto che esistono i monopoli. Il CETA fissa un principio fondamentale, ovvero quello di evitare politiche discriminatorie e limitazioni al commercio. I liquor board hanno la possibilità di decidere in qualche maniera le politiche dei prezzi, ma il CETA fissa un principio fondamentale, cioè i prodotti importati non devono avere un trattamento diverso dai prodotti locali. Questo aspetto è stato implementato gradualmente nel corso degli ultimi anni, anche in virtù delle riunioni che ci sono state del Comitato Misto sui vini e sugli spiriti. È un elemento sul quale però ancora ci sono dei margini e degli spazi di miglioramento. Chiaramente ogni provincia ha delle regole ben precise. I liquor board sono diversi, le province di destinazione principali per i nostri settori sono il Quebec e l'Ontario, e lì in quelle province è stato possibile rivedere le maggiorazioni, i cosiddetti markup che le province applicano nei loro liquor store, e in questo modo dare seguito all'impegno che l'autorità canadese si è prefissata. Nelle altre province ci sono ancora dei passi da compiere, ma complessivamente riteniamo che il CETA sia un'opportunità importante in termini di accesso di mercato. Per le nostre aziende è di vitale importanza esportare, l'internazionalizzazione è uno dei settori nei quali investono maggiormente. In questo momento così complesso riteniamo che una ratifica del CETA anche da parte dell'Italia sia un segnale importante per mettere al centro la politica commerciale delle nostre aziende, e non possiamo che evidenziarne tutti gli aspetti che fino a questo momento i nostri operatori ci hanno segnalato. Io ringrazio per l'attenzione e chiaramente resto a disposizione per delle domande. Grazie molte. Interventi? Bergamini e Rosato. Ringrazio molto la rappresentante di Federvino perché è stata estremamente esaustiva, riuscendo ad essere sintetica, però ha dato tantissime informazioni preziose e utili, la ringrazio molto. Io in realtà volevo solo capire questo rallentamento che voi registrate nel mercato statunitense, secondo voi a che cosa è da ascrivere? E poi volevo chiedere se il testo del CETA quindi vi risulta perfettamente funzionante. Ho capito che voi supportate ovviamente questa ratifica definitiva, anche io personalmente, ma volevo capire se secondo voi al netto del CETA ci possono essere dei miglioramenti da fare o no, e nel caso sarebbe utile ascoltarli. Grazie.
Grazie. Allora, il rallentamento dell'export negli Stati Uniti è un qualcosa che stanno toccando con mano adesso le aziende, in particolar modo vinicole. Stiamo assistendo anche a un cambio di stile di consumo. Il vino italiano sicuramente è molto apprezzato negli Stati Uniti, ma le fasce, diciamo, di consumatori si stanno indirizzando verso i cosiddetti prodotti a bassa gradazione. Questa tendenza è stata proprio riferita da alcune aziende associate che lo hanno rilevato negli ultimissime settimane, e potremo avere maggiore contezza di questo andamento e di questa performance nel momento in cui avremo a disposizione i dati dell'anno complessivo dell'Istat, che saranno pubblicati tra poche settimane. Al momento non c'è l'anno completo e per prassi la nostra federazione preferisce fare un bilancio quando ha i dati a consuntivo. Per quanto riguarda la seconda domanda sul CETA, nel complesso troviamo che abbia molti pregi. I benefici le aziende lo hanno vissuto sulla propria pelle, hanno potuto accedere meglio alle province di destinazione. Quello che va sicuramente implementato ulteriormente è la politica all'interno di alcune province che sono un po' più piccole rispetto alle due destinazioni principali, l'Ontario e il Quebec, ma che comunque ancora adesso, mi sono state citate l'Alberta e New Brunswick, fanno una politica dei prezzi che in qualche maniera un po' penalizza i prodotti importati. Anche addirittura negli scaffali del loro liquor store la parte dedicata ai prodotti importati è meno visibile rispetto a quella dei prodotti locali, e questo è un elemento che stiamo cercando di affinare nelle more del comitato Vini e Spiriti, che è stato istituito dallo stesso CETA. Grazie. Onorevole Rosato. Grazie, ringraziando anch'io per contenuti e modo di rappresentarceli. Volevo chiedere, rispetto invece alle aziende canadesi, l'applicazione del CETA che effetti ha avuto parlo del vostro settore, che è un settore limitato in Canada, credo, ma nel loro export verso l'Europa e in particolare verso il nostro mercato, se avete questi dati? Allora, i dati import non ce li abbiamo, però onestamente la nostra federazione, quando esamina gli accordi di libero scambio, trovano sempre più un aspetto di esportazione. Il mercato del vino, delle bevande alcoliche canadese, è un mercato prevalentemente di produzione birraia e di acquaviti di cereali. Questo aspetto sicuramente, se utile, lo possiamo approfondire nelle nostre memorie, però per quanto ci riguarda il CETA, da un punto di vista delle nostre aziende associate, è un'opportunità in termini di accesso di un nuovo mercato. Una domanda. Attualmente abbiamo un regime di applicazione, come dire, interinale, in attesa dell'approvazione finale. Che effetto avrebbe quella finale rispetto a come vanno già adesso le cose? A nostro avviso sarebbe un bel segnale di dare importanza agli accordi di libero scambio, perché per i settori che noi rappresentiamo sono fondamentali, e soprattutto questo consentirebbe anche all'Italia di avere un dialogo bilaterale con il Canada, e nelle more appunto di tutti i comitati istituiti dal CETA aggiungere anche la nostra voce è sicuramente importante. Forse non ho il dono della chiarezza, certo in prospettiva in generale, ma specificamente sul vostro settore, che effetti addizionali avrebbe o sarebbe invariante? Io ritengo che, a nostro avviso, dati anche i rapporti precedenti e in corso ampliare ulteriormente gli accordi di libero scambio che sono vigenti in maniera completa applicazione sia un'opportunità anche a livello, diciamo, di dialogo politico con la controparte. Questo è quello che noi rileviamo. Grazie. Se non ci sono altri interventi, davvero grazie per questo. Grazie.